Ciurma, vi siete mai chiesti come potrebbe essere Minecraft nel futuro? Beh, oggi andremo a vedere come sarà Minecraft nel 2069. Quindi lasciate un mega mi piace, iscrivetevi al canale e ragazzi ci becchiamo noi oggi pomeriggio, come sempre, in live su Twitch e anche questa sera alle 20. Ma adesso 3, 2, 1 e let's go! Bam! Ed eccoci qua, 2022 verso 2069, texture. Allora, abbiamo i libri, sì, i libri, ho detto prima libri? Sono bruciatissimo. Doc, riavvolgiamo tutto. Vai, guardalo! Il motore. Ed eccoci qua, ragazzi, abbiamo appunto i vari dischi di Minecraft e vediamo adesso come saranno nel futuro. Questi qui sono quelli d'ora, quindi quelli che abbiamo adesso. Oh! Calmo, calmo, non scherzare, ma non scherzare con queste cose, bro. Ma c'era anche la risata? Raga, 2069. Ma sono ultra HD tranne uno. Perché uno non è HD? Ma è lo stesso. E fino a qui ok. Beh, cambia naturalmente la texture. Sono carini così, devo dire. 2022. Ah, abbiamo un bellissimo orticello. Abbiamo le potato. Perfetto. Perché c'è questa musica un po' così? Sembra tantissimo la musica da Burghi. Abbiamo poi la carota, ok, e le zucche, dopo ci sono anche le... Ma è entrato dentro la zucca, non ho capito. Ok, abbiamo tutti i semini, eccetera. Ok, abbiamo le classiche barbabietole da zucchero che, ragazzi, lo sappiamo tutti, dobbiamo tutti ringraziare le barbabietole da zucchero. E sapete perché? Perché ci hanno fatto prendere sicuramente a tutti quel voto in più in geografia. Grazie mille, barbabietole da zucchero. Grazie mille. E anche alle coste frastagliate. Ok, abbiamo appunto le angurie. Quelle... nei giorni d'oggi, ok? Ma io voglio andare adesso nel futuro. Doc, dobbiamo... Doc, viaggio nel tempo. Ma tu sei veramente Doc. Quindi sarei Marty McFly. Allora, andiamo avanti. Sì, ok, insomma, abbiamo tutto quello che riguarda questo. Ma adesso, il futuro. Cancellate tutto quanto, ok? Vai, viaggio nel futuro. Ok, ci siamo. Oh. Beh, raga, potato. Beh, è decisamente molto simile a una patata. E anche il terreno, che il bitrate se lo mangia tutto. Abbiamo le carote, che sono un po' così, devo dire. Un po' così, va bene. Poi andiamo avanti, che cosa c'è d'altro? Perché carote fatte così sono carine. Allora, sono turbo sature le cose. Ma perché sono così sature? Ma che cavolo è? Un bio di là. Ok, abbiamo poi anche i semini. Perfetto. Certo che il 2069 è molto saturo. Ok. Perfetto. Altri semi. E adesso abbiamo le barbabietole. Le beetroot. Eccole qua. Che non sono male, lo sapete. Sono carine. Poi abbiamo le angurie. Vuoi dare l'anguria spaccata, però? Cioè, la fetta di anguria almeno. Però carina, dai. Ok. I semini, va bene. Che poi, oddio, sono tutte texture in 2D, ma un po' me. Mi stanno facendo male gli occhi a lungo andare, sapete? Grano carino, ma il video tipo va proprio... Ragazzi, si smarmella tutto il video. Oh. Ogni volta, ragazzi, che muove la visuale, diventa una macedonia di pixel. Ma no, non lo fare. Ok. Beh, allora, non è male, ragazzi, non è male. Ci sta, secondo me, ci sta. Vediamo adesso il cancelletto. Carino, no? La texture è carina, dai. Accettabile. Non mi dispiace. Bello. Vediamo, ok. Let's go. Raga, già che ci siete, poi fatemi sapere qua sotto nei commenti se preferite Minecraft 2022 o Minecraft 2069. Perché, beh, devo dire che forse per ora sta vincendo... il 2022 ancora, ma andiamo avanti. Ok, abbiamo i vari secchielli, perfetto. Ok, l'acqua, secchiello, ok. Come sempre, tutto basato sulle texture, e ci sta. Ok. La lava è così. Beh, la neve è in questo modo, perfetto. Allora, è veramente carino se tipo andasse leggermente al di fuori delle texture, ma abbiamo capito che il tema sono proprio le texture di base. Quindi, vediamo, mo bevi il latte, tutto quanto, già mi immagini il latte classico secchio col manico, quello lì.
Abbiamo i pufferfish pure. Ok, ci farà vedere tutta la parte inerente ai secchi, quindi insomma. C'è l'axolot. Raga, voglio vedere l'axolot futuristico, tipo l'axolot cyberpunk. Ok, andiamo avanti. Il salmone cyberpunk. No, ma perché c'è... Ok. Vai, andiamo subito avanti nel futuro, raga. Perché l'axolot così è molto carino. Voglio vedere nel futuro cosa combini, non se mangio del salmone. Ok, vai, eccoci. Classico. Me lo immaginavo proprio così, più o meno. Anzi, in realtà in ferro, non in legno. Beh, oddio, allora poteva cambiare la texture di tutto il resto, eh. Cioè, se mi piazzi la lava, dammi la... Sì, ma la lava... Appunto, lo stavo per dire. Come può essere che questo secchiello non bruci? Come può essere che il legno è dentro della lava, che non so, sarà 3000 gradi? Non ci siamo. Flop. Assolutamente flop. Allora, questo è figo. Il contorno fatto così è veramente bello. Non mi dispiacerebbe, a dire la verità, così. Forse un po' troppo eccessivo, ma bello. Latte, vabbè, classico. Il salmone, carino. Ma mi immaginavo il salmone vero, cioè in quel modo là. Carine le bolle. Le bolle sono veramente carine. Vediamo anche qua il Call of Duty, molto carino, ok. Tutto quello dei bucket alla fine, i pufferfish. Ah no, il pesce tropicale. Oddio, l'axolot per il secchiello è bellissimo. Oddio. È veramente figo, guardatelo, guardate. L'ho preso preciso, guardate quanto è bello. Ok. Molto interessante. Allora, devo dire, è un sì ma anche no. Ok, quindi è un po' una via di mezzo. Forse se erano in ferro, dicevo sì. Ma il legno non mi convincono più di tanto. Non so voi, me lo sapete, dite questo nei commenti. Ok, adesso che c'è? Oh, i minerali. E qua ci divertiamo. Ok, abbiamo il copper, tutto quanto con tutte le varie differenze, eccetera. E ci piace. Ok. E proprio... C'è anche, ragazzi, lo smeraldo. Ma sapevate questa cosa? Che poi in realtà me l'ha detta Eddie. Quindi non so se è vero, me lo direte nei commenti. Che se lasciate like non diventa azzurro ma verde oggi. Non lo so perché fa settimane, va giorni questa cosa. Me lo dice sempre Eddie. Mi fa, oh, doc, ma il bottone se lo premi va così. E dico, ma, ok. Burger. Ma vabbè, ok. Ci sta. E il quarzo sarà molto interessante, secondo me, molto interessante. Oddio, perché abbiamo tutti questi drop? Beh, era il momento, andiamo nel futuro, ed eccoci qua, nel futuro ancora il bitrate non esiste, cioè, oh mio Dio. Allora, carino, bello, mi piace. Ci sta, però il lingotto non mi fa impazzire più di tanto. Non mi piace anche perché è ancora più, cioè, sono tutti differenti i lingotti. Mi urta questa cosa. Se erano tutti più o meno simili, ci sta. La redstone bellissima. Quello un po' di meno. Allora, lo smeraldo ci garba. Ok, va benissimo. Ok, sì, diamante. Ok. L'oro fatto così che è un po' più grezzo. Va bene. E il quarzo. Quarzo bello, ci piace, il quarzo è veramente bello. Gli attrezzi, ah. Gli attrezzi in legno, carini, belli libri. La bussola è spettacolare. Gli attrezzi in legno, oddio, ma non mi fanno impazzire. Sono molto cheap, sembrano veramente you. Ma ok, cioè è un po' così. Ok. Il cannocchiale? Oh. Però certo, se ce l'avevi in mano potevi farlo differente, scusami. Secondo me, ragazzi, questo 2069 è proprio una scammata. Fatemi sapere voi cosa preferite, se Minecraft 2022 o 2069. Ma detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do un bacione, un abbraccione. Ci becchiamo questa sera alle 20 in live. E dal prossimo video è tutto, ciao a tutti.